Marco Cucco, c'hai 20 anni, sei stato strepitoso stasera, sembravi il leader in campo, sembravi uno che gioca queste partite da tanti anni. Avevamo avuto paura che l'esperienza del Palermo potesse giocare un brutto scherzo, questa sera non è stato così. No, devo dire la verità, siamo stati tutti molto bravi, i miei compagni soprattutto all'inizio a dare una bella scossa, poi abbiamo finito bene il primo tempo e nel terzo quarto abbiamo dato, diciamo, un break importante e abbiamo dimostrato anche stasera di essere un gruppo molto unito, molto solido e che in difesa riesce a imporre il proprio gioco per poi ripartire in attacco. Quindi siamo molto contenti del risultato, ma ci concentriamo perché la serie non è finita, Palermo è un'ottima squadra e vorrà riscattarsi sicuramente. Senti Marco, la chiave di la partita è stata la difesa e Palermo ha realizzato solo 56 punti rispetto ai 70 di giovedì, però ha contato anche il fatto la testa e anche il fisico, correvate molto di più questa sera voi rispetto a Palermo. Sì, loro indubbiamente vengono da una serie di semifinale giocata in 5 gare, quindi erano inevitabilmente un po' più stanchi, però noi, ti ripeto, secondo me abbiamo trovato quell'energia per ripartire in attacco, soprattutto perché abbiamo avuto grande forza in difesa, quindi questa è stata un po' la differenza. Hai fatto impazzire il Pala di Concilio con le tue triple, ne farai tantissime ancora, grazie Marco. Grazie a voi, speriamo, sono contento per oggi ma pensiamo già alla prossima. Grazie, in bocca al lupo.